Ok, in teoria dovrei esserci. Cavaliere della Lore, bentornati. Io sono Occhio della Shatcrow. Per chi già mi conoscesse, sono Alberto. Che parto! Riuscire a far partire questa live. All'inizio non ci si trovava, non partiva la coop. Dopo si erano cancellati tutti i titoli, quindi ho dovuto ritrovarli e ho dovuto riscriverli. Sì, ho capito Twitch che siamo in live, grazie. Appunto, sono sempre io, appunto, Occhio della Shatcrow. E per chi già mi conoscesse, appunto, sono Alberto. Rifaccio volo l'introduzione. Siamo qua in compagnia della signorina Slivia. Siamo qua in compagnia del signorino Aaron. Siamo, come sempre, come sempre, come sempre, in coop con la signorina Frenchy. Che adesso però mi incaspita. Perché, allora, se no, ciao Sciavolino! Buonasera, benvenuto. Facciamo lo shoutoutino alla Frenchy, che appunto ci sta aspettando su Discord, che vedo che mi ha fatto lo shoutout pure lei. Allora, adesso mi vado a smutare e cominciamo la partita. Signorina? Buonasera. Ma buona sega lei. Buonasera anche a lei. Tutto a posto, grazie. Te, Sciabolino? Buonasera, Sciabolino. Tutto a posto, abbiamo fatto la palestra. Abbiamo. Abbiamo fatto. Allora, ho qualcosa da dire sulla palestra, per quanto, vabbè, non è niente di brutto. È solo che non l'ho capita. Io non ho capito il modo per entrarci. La prova, intendi? Prova, sì. Ho capito che era qualcosa di nuovo perché effettivamente non c'erano mai state robe del genere, da quello che io ricordo. Cioè tu entravi e basta e ti dicevano, boh, c'è questo tipo e quindi ti posso dare questo consiglio. Poi c'erano sì varie prove, ma poi affrontavi altri allenatori. Nel mentre che magari facevi queste piccole prove. Qui invece no, non devi affrontare nessuno, tu vai e poi affronti il capo palestra. Ah. Allora, hanno voluto fare un pochino come avevano fatto su Sole e Luna, Ultra Sole e Ultra Luna e Spada e Scudo, alias Ok, inizialmente su Usum e Sole e Luna, cioè Ultra Sole e Ultra Luna, Sole e Luna. Non c'erano i capi palestra, c'erano delle sfide da affrontare, che erano letteralmente fare delle boiate di dimensioni bibliche e poi affrontavi il Pokémon dominante. Su Spada e Scudo è letteralmente entri in questo stadio da calcio, hai da dover fare delle prove che definire stupide è un eufemismo ed è un insulto alla parola stupido. Affrontavi due, tre allenatori e poi contro il capopalestra. Qui han detto: sono 20 e rotti anni che facciamo affrontare allenatori e abbiamo visto che queste prove stupide sono cioè, roba diversa, roba nuova, una ventata di aria fresca. Sembra che ad alcuni giocatori piacciano. Teniamo solo le prove stupide e il capopalestra. Allora, non so come definirla, a me va bene che ci sia qualcosa, che vogliono provare qualcosa di nuovo, perché comunque non puoi sapere se una cosa va bene finché non la provi. Qua hanno voluto provare a fare, proviamo a tenere solo il capo palestra e fare la prova. Il fatto è che la prova per adesso questa qui, lo stupidino alla fine non lo era, perché comunque dovevi cercare i tipi, i Pokémon. Bene, Giacomino, tutto a posto. Passo pure per il nostro salutino. Stavamo discutendo un Ciao Giacomino. attimo. Non so come sentirmi perché è un'idea carina, ma avrei preferito affrontare anche degli allenatori. Non perché Pokémon non può fare cose nuove, ma perché Pokémon. È sempre un gioco PEGI 7, dice, ci ricorda effettivamente Sciabolino, quindi. Ma mi va bene che sia un gioco PEGI 7, però affrontare gli allenatori e rendere un minimo di competizione aiuta anche i bambini a crescere, oltre a fare raccogliere i fiorellini. Quindi sono dell'idea che secondo me dovrebbero fare un po'
Mettimi che mentre cercavo di prendere questi fiori, qualcuno mi metteva alla prova anche i miei Pokémon. Ma perché Pokémon? Abbiamo affrontato cose peggiori negli anni 90 e ne siamo comunque usciti vivi, quindi secondo me ogni tanto dovrebbero mettere qualcosina in più. Non dico delle sfide irrisolvibili, però secondo me un pizzico di sfida in più non gli farebbe male. Ultimamente, perché i bambini ribadiscono sono stupidi. Ho un mio di 7 anni che ne sa più di me. Cioè, un bambino, ho un nipote di 7 anni che ne sa più di me. Allora, Sciavolino sì, per un bambino di 7 anni, come gioco è impegnativo. Non sai le debolezze finché non le ottieni. Cioè, giustamente dici te, finché non sai le debolezze, può essere complesso. Il fatto è che da Ultrasole e Ultraluna, poi non so se l'avevano già aggiunto in X e Y, quindi perché li ho saltati a pie pari. E mi rifiuto di volerli giocare. Ti hanno messo appunto quando vuoi utilizzare una mossa contro un Pokémon. Se lo hai già affrontato, ti dice se è super efficace o meno. Quindi un pochino comunque. Sì, la prima battaglia un pochino. Cioè, lo devi capire un pochino. Però già dopo la prima palestra lo sanno. Per questo che dico, è anche un modo per i bambini di imparare. Non sanno gli elementi, li imparano. E anche questo che un po' fanno i giochi, ti aiutano, cioè ti insegnano alcune cose, piccole o grandi che siano. Quindi, Game Freak deve imparare a mettere un minimo in più di sfida. Non è che se un gioco è impegnativo allora è brutto e un bambino lo sbatte dopo 2 secondi. Imparerà. Devono anche essere un po' meno pigri sotto questo punto di vista. Quindi adesso questa me la metto in saccoccia e dopo adesso che ci saranno le sfide, poi subito sul capo palestra, va bene. Spero solo che in futuro ci sia un pizzico in più di sfida. Pizzichino. Allora, l'obiettivo di oggi, appunto rispondo a questa domanda, poi cominciamo, Certo. è andare. Ho sbagliato il tasto. Capita, non È preoccuparti. andare qua a sfidare appunto la divisione fuoco del Team Star. Poi, È vero. come abbiamo concordato con la signorina French, tornare a Mesapoli e arrivare a Moldulsia e affrontare la palestra di tipo coleottero. Quindi se riusciamo oggi, divisione palestra. I raid sulla mappa cambiano sempre, quindi non ci sono quelli che avevamo l'altro giorno. Oh, è la prima volta che mi capita un raid di tipo normale, eh? Sulla mappa. Grazie a te. Mi sono beccati sempre di altri tipi. Ok, l'ho impostata come destinazione. La. La signorina, sì. Ok. Io ti dico già da subito, preparati, perché Va bene. ci sarà un momento molto imbarazzante all'inizio. Va bene, allora da quando ho. E come si tirava fuori il Pokémon, Col più. aiuto? Grazie. Prego. Vabbè, ormai mi sono anche Vieni messa in qua, dove sono io? saccoccia. Mi sono anche io messa in saccoccia che il Team Star è Ah! imbarazzante. Che belli! Se vuoi affrontarne uno. E certo, l'unica volta in cui aspetta, curo prima i miei Pokémon e poi. Mi ero completamente dimenticata di curare i miei Sono Pokémon. circondato da uccelli, sì. Io ho nel frattempo un po'. Sono un po' andato in giro, ho fatto evolvere come i piccioni a Venezia. Qua peggio. Non ce Tutto ho ne sono fatto. più così tanti adesso, quindi. Una volta veramente ti arrivavano a mangiarti i semi direttamente in mano.
Tanto erano abituati alla presenza dell'uomo. E appunto ho Vabbè, fatto ma niente. evolvere, come stavo dicendo prima, Wooper di Paldea, ed è diventata questa sardina su due zampe. Io non ho fatto niente, non ho voluto aprire il gioco per mancanza di voglia, ammetto. Ho notato che Wooper è ingrassato parecchio, si è anche steso. Chi è che mi vuole imparare a spedire? Io che non ho visto. Immagino, lo sapevo. lo sapevo. Però mi è comodo. Mi è comodo che impari a spedire. Cazzo, schianta al 75% di prendere. Capisco che si... No. Per la potenza che ha il 75 non è una. Non è una sfida. Non è un qualcosa di accettabile. Dei Tandemaus! Ce l'hai dietro, Nani. No, Vero, non li vedo da me. peccato. Fa niente, non ti preoccupare, li prenderò poi. Ah, è vero che avendo catturato Squawkabilly, per la prima volta mi entra nel Pokédex. Sotto il cu. Ne esistono quattro di Squawkabilly. Quattro colori: giallo, rosso, verde e blu. Mi è arrivato blu. Sì, beh, Aia. lì c'era lo stormo blu. Aia. È finito? Posso infliggerti un colpo? T'ha fatto furia? Se erano delle punte, sì. Sì. Tante beccate, sì. Sì, cioè, Ok. sto guardando anche la tua live col classico ritardo che c'ha la mia connessione La per vederle Madonna, ma live. sei coglione. Cosa? Che è successo? Mi ha fatto male una slip. No. Ti avrei dato l'attacco con sta furia del ca. Ah, cosa? Appena hai detto tieto, ho evitato sto attacco, ma ha iniziato a fischiare fortissimo il timpano. Non vuole farsi prendere? Ho capito, c'ha più vita che altro. Ma non è fatto di quello. Ma usa una Mega Ball se vedi che nelle Pokéball non entra. Ho Ma ne era solo una. Te l'ho capito, detto, sì. si comprano. Quando avrò abbastanza soldini. Appena abbiamo finito la live ti porto a fare Come? raid. Vedi che ti fai crediti lotta a manetta. Crediti lega, più che crediti lotta. E puoi comprarli pure con quelle. Chiedi il parere. Posso chiedere Il ai parere del Pokémon il Pokémon. parere? No, puoi chiedere al professore un parere su quei Pokémon. Ma forse ha già una pet pipita da vendere. Potrebbe avere qualcosa, sì. A me dice che il Pokémon vuole scordare Turbosabbia. Sì. Cosa? Ah, ma quando vuole imparare una mossa! Sì. Ma questa è una cosa carina. Questa è una cosa che apprezzo. È un modo per far vedere che non usi i Pokémon soltanto per uccidiamo le persone. Mi dissocio. Scherziamo, Twitch. Nel senso i combattimenti Pokémon. Va bene. Voglio ascoltare i miei Pokémon. Come farebbe alla fine Aaron, per davvero. Quindi. Venga qua lei. E un attimo stava facendo le cose qui. L'ho preso. Sì. Ho preso il pappagallo. Oh, Paolo si sta evolvendo. Si sta evolvendo, scusa. E Paomi, Ah, il... Paumi. Ma come? Se premi B annulli No, sono l'evoluzione. contenta. Non avevo mica lotta sto coso. Sì. Ed è uno di Veramente un quelli po'. che devi fare. Ed è quello che devi fare mille passi per farlo evolvere.
Sberle tese. Ok, chiedo il parere. Cosa vuoi? Togli quel fosso, va bene. Cosa? Fai quel che vuoi, ma forse è molto forte. Il Un Pikachu con i attimo. bicipiti. Madonna. Dove vai? Dove sei tu? Ferma, sono dietro di te. No. Ok. Pica. Vieni con me. Qua, da queste parti, dovrebbe esserci un MT. Sì. Prendila. Perché sei scesa da Miraidon? Nel più naturale scendere, prendere e poi salire. Tutto lì, è una roba mia. Allenatore? Male che. Ok. Ebbene, anche io, e c'ha Ce ne ragione. siamo accorti che ti stai prendendo Vabbè, una ma c'ha pausa. ragione, Zaccaria, va bene. Netturbino. Esatto. Vabbè, Oh, ma ci Mariani. sta. Cos'è? Aspetta che cambio Pokémon che me l'hanno. Ti do un consiglio. Se hai un Pokémon che impara tipo mosse tipo terra, tienitelo pronto, perché nella prossima, cioè, nella roba di tipo Clotsire è fortissimo, lo so. Perché appunto dove dovremo andare, a un certo punto dovremo sfidare un Pokémon che è debole per 4 al tipo terra. Va bene. Alias, fai reimparare mossa a quel Pikachu sotto steroidi. Ma perché la faremo a far imparare mossa? Fossa. Mossa. La. Ah, chi caspita? Aspettato. Ah, mi è comparso sotto il naso. Intanto spuntano i Pokémon. No, ma questo non è che spunta, è proprio, cioè, questo è proprio, ha deciso proprio di comparire. Deciso di comparire dal Minchia, nulla. mi ha dato 1500 soldini. Vado, ritorno a 100 C'è Pokémon un di centro Pokémon sicuro. qua davanti. E ti ho visto che tornavi indietro da tutta birra. Sì. Ah, quello lì, ma sì, ma che cala, l'aveva visto. Lo vedo comunque Ala con la birra in mano. È un pezzo di legno quello che c'ha in mano, però sì. Tendenzialmente non ci sei andato tanto distante. Non ci sono gli scoiattoli di bianco e nero, mi è triste. Quali erano gli scoiattoli di bianco e nero, Quelli scusa? super pompati che c'avevano Nemesis, Vendetta, robe Ah, Quacra, lì. sì, i Sì. Timon di bianco e La volevo prendere almeno uno, visto che. nero. Ma non li hanno più messi dopo la quinta gen. Magari li metteranno più avanti. Un dispiacere. Anche perché erano carini. Mannaggia la miseria. Aspetta, già che era al centro Pokémon, scusami, c'è la cosa dell'MT. Puoi anche comprare roba se vuoi. Allora, per creare l'MT ti servono unicamente i crediti lotta e gli oggetti Sì, appunto certo. droppati dai Pokémon. Dovrei averne basta comunque perché ne ho veramente un sacco di roba. Ok. 3 MT. C'è anche Fango Sberla. Però non puoi impararlo il mio topo. Forse è Clotsire, sì, però. Aspetta che arrivo. Lo puoi imparare piadino. Se vuoi farglielo imparare, faglielo imparare. Ma più che piadino, meglio che lo do al Micio. Chi è Puoi il Micio? imparare. E il Micio, l'altro starter. Ah, Spirigatito. No. Carino come si creano, dai, devo dire. Sai che io tecnicamente non ho, cioè, finora non ho mai creato un MT. È carina l'animazione. Lo vedrò adesso in live per la prima volta.
Cioè, ci sta, Bip una bop, roba che. questa è la macchina MT. Cosa posso fare per te oggi? Crea MT. Flora gatto. Fangosperla. Dammene una. Bip bop. Confermare la creazione di una copia dell'MT Fangosperla? Sì. Allora, è il momento di fare compere. Effettivamente è un CD. Ma se io voglio fare più compere, come faccio? Devi farlo un po' alla volta. Prova a vedere se ci sono MT mosse efficaci contro il fuoco. Meglio queste. Ok, ho preso un po' di robina. Perfetto. Hai catturato un Comala. Sì. Litleo, l'ho già preso lui. Prova ad affrontarlo se ti. Chi caspita? Sì, l'ho già preso. Intendi, ti sfondo comunque perché. È un tipo normale fuoco, quindi lo sfondi ben poco a suon di bracieri. No, non lo faccio braciere, infatti, faccio un attacco ombra. Buio, non ombre. Vabbè. Ti vedo, beh. So. Se no tiro fuori Azumarill. Sembra che gli stai dando. Le Cioè, gli pedate in stai. culo. No, più che altro sembrava che lo stessi tenendo tu. Che male che. Questo ha fatto male. Allora, aspetta, mi metto da quest'altra parte così. Perfetto. Cuore di leone bello, eh. Mi ricordo cosa fa. Aumenta attacco e attacco speciale. Molto utile in molte occasioni. Bravo, Zumarill che. Dai gli ordini del Pokémon selvaggio. Magari. Guarda qua chi c'è fra. Visto Un che attimo. mi stai appunto citando bianco e nero. Provocazione. La No. provocazione costringe ad utilizzare mosse da danno. No, 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 no. C'è il Evitiamo. Bambi Che. Verde. Cosa c'è? Ciao! Tu sarai mio! L'ho visto col punto interrogativo. Occhio che è un Vediamo. tipo erba. Allora, vediamo se riesco a prenderlo subito. Dai, voglio provare la mia Se hai una fortuna. mi. Qua, che livello è? 18. Se utilizzavi una Minor Ball avevi più possibilità di catturarlo subito. Ok. È una Mega Ball. Ho capito, ma le Minor Ball sono più efficaci con i Pokémon che sono più deboli. Cioè, sono di livello più basso. E caspita, urli, Litleo. Comunque non me l'ha fatta. Ho Tipo capito. Bambi. Ho capito, fra più è basso il livello, meglio è. Vabbè, dai. Allora, devo farti male solo un pochino. La madonna, sto Litleo di merda. Bravo. Che ti faccio tentennare con morso se prende bene. Esatto. Ok.
Little Leone, praticamente. È la spiegazione del suo nome. Ah, ok. Ma sto Bambi verde non vuole mica arrivare, né? Ah, mi ha fatto pararsi seme, sto stronzo. Allora, aspetta. Continua a mettersi vita, è ovvio che non si indebolisce. Dopo guarda uno degli angoli del centro Pokémon qua che... Va bene. Povero Bambi. Doppio calcio, mi fai vedere il culo? Mi fai vedere il culo? Sì, ti fa vedere quel bel culetto sodo che vorresti Tu starai mozzicare. nel box fino al prossimo, fino alla live della settimana scorsa. Per punizione, per farmi fatto vedere il culo. Shout è confuso, è talmente tanto No, confuso da colpirsi da solo. per punizione, quando lo prenderò, fino alla settimana prossima, non prenderò in squadra questo coso. Hai detto non ti prenderò in... cioè, te resterai nel box fino alla live della settimana scorsa. No, di quella Ah. prossima, però. Ah, volevo dire prossima, niente. Cattura critica. Creatura critica, in che senso? Quando vedi che appunto la ball trema, appena è entrato il Pokémon, è una Ah. cattura critica. Ok, cosa devi farmi vedere? Allora, qua, su questo angolo qui, c'è un Gimmighoul. Ok. Curati i Pokémon, perché Madonna santa. ti sei presa delle Sto sonore Bambi. sberle. Ok, posto. Ok. Qua c'è la Pokéball. Salute. Parte 2. Ti seguo, vai, vai. Sì, no, all'improvviso mi era partita una musica tipo mariachi, quindi... Vabbè. Oh, no, 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 quel toro... Ma c'è Kyogre? Guarda quanta pioggia. Lo so. Sai dove sono io? Non ti vedo perché è presa da cazzi, Ok. ovviamente. Vai tutta Vado tua. io. Esatto. Sono io, Cassiopea. Vedo che si avvicina una base del Team Star. Vuol dire che hai deciso di aiutarmi nella mia missione? Proprio se devo. Tu rispondi così? Io rispondo se proprio devo. Ok, faccio esatto, perché Aaron è super determinato. Grazie. E con ciò anche tu sei diventato membro ufficiale della produzione Stardust. Ricordo nella mia chat niente roba di JoJo, grazie. Un momento. Cazzo è? Troppo ridere. Che Come chi è? Nani! è? Giuro. Il vostro discorso mi intriga assai. No, non è mica il preside. Devi andare E avanti. tu chi sei? Sono Garrof. Cos'è che ci sta rischiando? No, serio, è il preside. Non lo so, non te lo dico. È l'unica cosa che mi verrebbe in mente, però avrebbe. Cioè, se volevo. A me va bene che il cappello largo, ma perché i pantaloncini? Ehi, manteniamo la calma. Non c'è motivo di agitarsi così. Ha Sì, rubato è la vero. parrucca. Silvia mi conosce bene, siamo amiconi, giusto? Tu cosa Quindi, allora, scegli? fammi capire. Fammi vedere se ho capito. Il preside, per cercare di aiutarci perché ha paura che ci succeda qualcosa, si è travestito da studente.
sbagliando completamente outfit perché poteva fare una roba migliore. Ok, e quindi sta cercando di dirci: ti prego, Aaron, amica, amica. Maybe? Ma dimmi sì o Sì! no, se l'ho capito. Sì, Dai, è lui! Co tu santo cosa cielo, rispondi? non c'è l'altra opzione, preside. Preside, lei è un coglione, però. Allora, le dico: ah sì? Allora io, ma chi ti conosce? Perfetto. Oh no, che... Ti dice ho ho ho, sempre la solita, sempre il solito timidone? Sì. Ho ho ho, sempre il solito timidone, vedo. Perché da fai sta voce, dai? Così! Io voglio Sì. differenziarli! No, va bene, ma non così brutto. So, Vabbè, guarda faccio che noi l'inglese. abbiamo... Ah, ok. Guarda che noi abbiamo intenzione di affrontare il Team Star. Non stiamo mica giocando. A parte che anche lei è molto stupida. Cioè, perché si vede su... Non, non, ma ci può stare che non lo conosca. Ma non, che non capisca che è un uomo di oltre 40 anni. Cioè... Ce n'avrà tipo 80. Comunque voglio soltanto dirti che ci sono studenti che vanno in giro che prendono la pensione su Paldea. Comunque, sì, si è messo pure le braghette da giovane. Lo so, ho anch'io delle faccende in sospeso con quel team. E non per vantarmi, ma sono uno che sa il fatto suo. Sì, fortunato che al momento ci sarà tutto l'aiuto che possiamo trovare, anche perché non abbiamo staff. Abbiamo Esatto. solo Aaron e Slivia, quindi benvenuto. Fantastico. Se ho sentito bene, hai detto che il tuo nome è Cassiopea, ma chi sei esattamente? Di continuare, posso dire una cosa? Aspetta, Non immaginavo essere le gambette sì, snelle e piccole. Adesso piccini Windows come gambe. Oddio. vai, tocca Meno a te. male che non lo vede vostra madre, sennò è finita. Sto piangendo. Te l'ho detto, questa scena di un'imbarazzata No, allucinante, è però mi fa cringe. troppo ridere. No, è molto cringe, ma è l'unica per ora che mi ha fatto sinceramente ridere. Ma Perché lui, comunque, ci sta mettendo in imbarazzo per controllare che no, non ci succeda niente. È dolcissimo e imbarazzante allo stesso tempo. c'è un sciabolino che dice giustamente, magari si è pure depilato le gambe per l'occasione. Se nostra madre lo vede così, quella cena, quel tè non va a buon fine, secondo me. No, secondo me rimorchia più così che quando è informale. Madonna santa. Sono... Vabbè, Vai avanti. vabbè. Sono il precedente? No. Ti basta sapere che io e il Team Star abbiamo dei conti in sospeso. Capisco. Allora non chiedo altro. Banda alle ciance. Ora vi spiegherò in cosa consiste l'operazione Stardust. Ti chiedo 2 secondi che bevo un goccio d'acqua. Aspetta, prendo la bere anch'io, che sennò io qua Brava. devo attimo Bevi. ripigliare. Bevi. Sì, ciao, 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 ciao. Che risate. Questo cretino di Garof. Non mi ricordo neanche più qual è il suo nome, vero? Non ce l'ha detto. Ah, perfetto, quindi magari è questo il suo Sappiamo nome vero. qual è il cognome, però non me lo ricordo. Anzi, no, mi pare che non ce l'abbia proprio mai detto. Penso che si sia sempre Era presentato come solo... preside. Adesso non mi ricordo in questo momento, ricontrollerò. Vabbè, qual è concretamente la nostra missione? E l'ha detto, vabbè. Per farla breve, dovete penetrare nelle basi del Team Star. Una volta lì, individuate le persone a capo di ogni banda, sconfiggetele e deponetele. Cioè, o è che le costringiamo ad abbandonare il loro ruolo? Quante R? Esatto, il Team Star è composto da 5 bande, ognuna con la sua base. Vicino a voi dovrebbe esserci giusto il cancello di una di queste basi.
lì Ah, davanti. eccolo, lo vedo. E cavolo, se non si vede una roba che è compenetrata con le montagne, è una roba. Ci ho Portate notato adesso cancelli. effettivamente che quel punto lì è compenetrato. Che rabbia! Vabbè. Purtroppo. E poi tutto in bassa definizione, ma questo sapevamo già. Oltre a quel cancello ci sono delle basi che cerchiamo. E da qualche parte all'interno ci sono dei capibanda che dovrete sconfiggere. Comunque sì, Ciavolino. Dobbiamo entrare nella band, dobbiamo entrare dentro la base, menarli tutti e uscire vittoriosi. Un classico compito da bambini di 10 anni. Wing! Vabbè. Come Bud Spencer e Tennessee. Solo che Ok, direi che Bud e Garof, io sono Spencer. Bud e Garof e Spencer sei tu? Sì. Quindi Bud Spencer si è diviso? E Terence, sì, Madonna Santa. Ragazzi, scusate. Sono reduce da un allenamento, avete pietà. Ok, direi che ci sono. Il Team Star ha un rigoroso codice di condotta a Slim. Se qualcuno sfida un capobanda nella lotta, quest'ultimo è obbligato ad accettare. Vabbè, come ogni cosa, però. Vabbè. Ok. E per di più, se questo capo perde la sfida, è costretto ad abbandonare la posizione. E come sai benissimo di queste cose? Lo stava per dire un istante fa. Ma credo di aver capito che l'errore di precedente di queste bande, ma è successo qualcosa che l'ha fatta andare via. Poco fa ho mandato a ogni base delle sfide a nome tuo, Aaron. A dircelo magari. Una dichiarazione di guerra in pratica. Calma. Insomma, mai ufficiale. Il guanto della sfida è stato lanciato. Vabbè, poi ho accettato, va bene. E quindi basta sconfiggere un capobanda per fargli perdere il titolo? Sei tu. Sì, un attimo, sto bevendo. Ah, scusa. Senza un capo a tenere le redini, il resto della banda si scontrerà da solo. Questo mi ricorda Horizon, che ogni volta ci sono questi accampamenti. E se tu sconfiggi subito il capo, te ne puoi andare senza uccidere anche gli altri del coso. Se no stai lì e fai più punti, però vabbè, questo è un altro discorso. Ma c'è un problema. Le basi sono vaste e all'interno vagano molti Pokémon pronti a fermare gli intrusi. Cioè, c'hanno i Pokémon liberi o... No, le lanciano fuori dalle bolle. Una natura mediocre non potrebbe neanche sognarsi di arrivare al capobanda. Ed è per questo che abbiamo bisogno della tua capacità, Aaron, Slivia. Manda il Dobbiamo. capo. Dobbiamo, Sciabolino, dobbiamo. Ne dobbiamo abbattere un. Mi pare 30. Entro un minuto, quindi. Dai. Manda capo i Pokémon all'interno delle basi per uscire allo scoperto i capibanda. Sì, praticamente sì, dobbiamo fare una strage, come ci fa Ma giustamente notare. innanzitutto bisogna entrare. Per farlo occorre sistemare le guardie davanti all'entrata. E tu non ci darai una mano? Come ho già detto, io e il Team Star abbiamo dei conti in sospeso. Non posso collaborare con voi allo scoperto. Vi darò una mano dietro le quinte. Cosa è successo? Sarebbe stato ottimo! E mi chiede, ma vi danno un mitra? Ma io l'avrei preso molto tranquillamente. Comunque. Ma io che ruolo ho in tutto ciò? Ma perché dalla tua parte c'ha un pigiama? E dalla mia è in tenuta. È in tenuta formale, sto imbecille. Non lo so, a me sembra una giacca di pelle fatta male. Ma a me sembra in pigiama dalla tua parte. Non lo so, vabbè. Spiacente, ma non posso certo fidarmi del primo arrivato. Allora penso a fare da palo fuori dalla base e dare Aaron e Slivia, ok? Non posso più essere morti. È sempre meglio essere prudenti. Vi chiamerò di nuovo quando il piano avanzerà alla prossima fase. Buona fortuna a tutti e due. Beh, allora mettetecela tutta, Aaron e Slivia. Ok, signor Presidente. Quindi io vado con hai un'aria Sì. familiare. Cosa. A me
dice gulp. Ok, è la stessa roba, diciamo. Ok. Gulp, non ho proprio idea di cosa tu voglia dire. La mia vera identità è un segreto. Ma poi presti da dove è arrivato, mi stava stalkerando. È facile. È facile che ci avesse seguito. Paticchiari, amicizia lunga. Basta questo. Io sono Garof, niente di più e niente di meno. Per ora accontentati di questo. E ora ti do le spalle e me ne vado via. Imbecille di Beh, uno. poteva tranquillamente avvicinarsi, a mio parere. Ok, it's time. It's time to do it. Ehi, tu, che c'è? Ah, no, aspetta. È un maschio o una femmina? A me sembra un maschio. Sì, è un uomo. Allora. Ehi, tu, che ci sei venuto a fare qui? Questa è una delle basi del Team Star. Ti Lo noto. consiglio di tornartene da dove sei venuto, o sarò costretto a usare le maniere forti. Ce Non ci ne penso andiamo? proprio. No. E va bene, mi ci hai costretto. Preparati perché le mie maniere non sono forti, ma fortissime. E vabbè, vedo che qua ci allontaniamo 3 secoli. A me fa troppo imbarazzare quando fanno la stella con le mani. Perché Più che devono fare altro, ste a me andrebbe bene che faccia solo la stella con le mani, l'animazione non serve. Oh, Hondor. Haundur, Belli loro. una nostra Hondor, vecchia scusate. conoscenza. È bello, mamma mia. Devo mettere il zoom dopo, subito prima, perché altrimenti non potrò mai giù piedino. Io ho capito che qua, giustamente. Cloudsire, ti odio, non tentennare, grazie. Non il folletto? Vabbè. Perché? State attenti che avete Pokémon di livello basso. Lo so. Ah, me ne ha mandato uno a caso. Anche a me. Figlio di Interessante. puttana. E allora terracristallizza e ti semebombo anche la vita. Che mi ha mandato quello più forte. Non è molto efficace, ma intanto mezza vita gliela tolta. Puttane. Esatto. Hello? Cosa? Hai già fatto? Sì. Adesso Vai. ho finito adesso. Ah, ok. Gasp! La mia era legittima difesa, sia chiaro. Sto gran cazzo. Oh no, tu sei ancora più forte delle mie maniere. Oh, un momento, non sarai mica quella pivella che ha dichiarato guerra al Team Star? Oh, pivella chi? Quelle botte. Il mio Altre nome è botte. Slivia e lui è Aaron. E io dico in persona. Grazie per avermi confermato che siamo proprio nei guai. Molto gentile, devo avvisare gli altri. Ci Ciao, avvisami. vediamo, astra la vista. Ecco, vedi, facessero solo l'animazione della stella, andrebbe anche bene. Il problema è proprio tutta la cosina. Perché è tornato? Ehi, Aaron, non Slivia. Ho visto girare la tua ombra, sei a fianco a me. Ho appena finito di perlustrare i dintorni della base, come mi aveva chiesto Cassiopeia. Quindi ho deciso di venire a darti una mano, ma vedo che non ne hai proprio bisogno. Curami i miei Pokémon. Ciao ciao. Char, char! Cobal. Char! Lui è bellissimo. Ma sbaglio o sei tu, Charlotte? Death! Oh, lo sapevo, sei proprio tu. Ma che ci fai qui?
Pokémon è tuo? Per caso vi conoscete? Si chiama Charletto, sì, con l'H. Questo è un Charcadet. Si chiama Charletto. Char-char! Importante che non ti metti a fare Mander-Mander dopo quel char, se no ti estinguo. Dai, su. È uno dei Pokémon di cui ci prendiamo cura all'Accademia. Bello lui. Oh, aspetta, Charletto, ma dove vai? Se n'è andato. Sai. Che Charletto c'entri qualcosa? Quanto è C con la divisione fuoco del Team Star? Beh, in ogni caso devo raggiungerlo. Tu avanza pure nella base, Slivia e Aaron. Però bastardo che te la salti. È partito come Leroy! Di nuovo fuori. Vedo che sei uscito liberato dalla recluta. Ben fatto. In quella base si nasconde la banda Shedar, la divisione fuoco del Team Star. Pensavo la banda formaggio, sai, Cheddar, a sto punto. Il loro capo è Pruna. Ok. Il membro più poliedrico di tutto il Team Star. Che riesce a risolvere qualunque problema, anche se i suoi metodi sono un po' rudi. Come toccano dichiarazione di guerra l'avrà fatto ribollire sangue nelle vene. E immagino che le sue raccolte siano tutte sul cospetto, nel disperato tentativo di calmarlo. È disperativo e meraviglioso. La velocità è sbagliata. Se le cose stanno così, dovrei mandarle KO una dietro l'altra. Semplice, no? Quando ci sarà più nessuno in grado di calmare la sua rabbia, puoi stare certo che uscirà allo scoperto anche Prune in persona. È tempo di dare una batosta alla banda Shedar. Quando sarai per andare via all'incursione, suona il gong. Pure il gong. È una banda musicale. Ah. Ok. Sei come il membro più poliedrico. Ho capito. Vuol dire Guarda. che devo suonare praticamente il campanello. Aspetta un istante che vado due secondi qua al centro Pokémon perché c'ho l'ispiri floragato che è praticamente esploso. Ah no, anch'io. E poi devo. E soprattutto devo. Vabbè, per cambiare la posizione del primo Pokémon ti basta. Bravo, Sì, lo so come si fa, solo che prima è devo vero. curarli, poi. Vero, possiamo accelerare premendo l'analogico sinistro, ci ricorda. Ma io avevo parlato con Joy. Non uso talmente poco l'accelerazione qua che ormai non so. Non mi ricordavo Ce la nemmeno. prendiamo chill, cioè ce la prendiamo. Eh sì, però non ti avevo sfidato. Me lo sono visto comprare adesso per culo da te. Aspetta, mi metto qua che magari forse poi non arrivano. Ok. Ma io stavo curvando. Se arrivo là ti aspetto lì. Grazie, anche perché se parti prima che arrivo. Ah no. Sai che non lo farò mai. Scusa, ma perché sei già da Gwyn? Tu non fatti domande. Sabba ha già Non finito era da. me. Ma non è No, no, vero! aspetta, non era da girandola. Come ci sei arrivato? Non farti domande. Tu fai quel che vuoi. Ah. Dicono che Sabba ha già finito il Elden Ring. Regà, che vedevo lì. Dov'è? Ma Dov'è? cosa? Tentativo di fuga fallito! Madò! Sta lucertola de merda! Puttasca! Ti vedo. Grazie, anch'io mi vedo, però devo curarmi un Pokémon. Vabbè, vai per un Pokémon. Elden Ring è difficilotto. La signorina l'ha portato tutto in live. Si fa, ragazzi, si fa. Ho Cosa ho visto? offro delle buone sfide.
Vuoi sfidare i Team Star con i primi tre Pokémon della tua squadra? Sì. Sì. Cos'è questa cosa? Assolutamente anni 90. Slivia, fai attenzione. Il Team Star predilige un tipo di lotta particolare. Pare la chiamino carica stellare. In breve si mandano in campo più Pokémon contemporaneamente con il pulsante R. Proprio Se così. qualcuno dei tuoi Pokémon finisce a KO, torna da me, mi renderò utile rimettendolo in sesto. Gli si sta inzuppando la parrucca. Ha messo tanti di quel gel che gel LH che non può usarla per scavare una miniera. Quella cosa è cemento ormai, cioè non gli fa niente la pioggia. Esatto. Stai attenta, pare che anche le reclute abbiano degli apparecchi per curare i loro Pokémon. Sai. Guarda un po'. Ma no, la comunicazione server è stata interrotta. Ma io non vedo niente. Io sì. Guarda un po', una sprovveduta ha fatto irruzione qui senza sapere dove metteva piede. Forza, buttiamola fuori, farà bene a tenere in mente quanto è temibile il Team Star. O fare l'escavatore con quella forma di ciuffo, esatto. Se riesci a sconfiggere 30 dei nostri Pokémon. Ah, 10 minuti allora. Potresti Madonna. avere l'onore di incontrare il nostro capo. Ah, forse perché non possiamo farla nella No, stessa no. istanza. Cioè, non l'avremmo potuto farla comunque nella stessa istanza, ma mi aveva mandato, cioè mi aveva, come cazzo si dice? Non sono in grado di parlare. Cioè, mi ha comunque disconnesso, quindi. Ma che figata sta cosa. Questa è carina. Perché non me li mandi? La miseria! Ah, questa è una roba carina, sì, è fatta bene. Molto carina, non so che di. Oh. Questa è una cosa nuova. Non una Zumbrella, è una macchina da guerra. Ah, se ti hanno ferito dei Pokémon, se vai alle macchinette delle bibite. Li puoi curare. Ok. Per ora stanno abbastanza bene, quindi. Charletto non era con voi? No. Cioè. È arrivato con noi e Garof, ma non è con noi adesso. Scusate se non sto parlando, ma sono concentrata. Io sto segretamente augurando tutte le cose più orribili a questo joystick che fa quello che gli pare quando non deve fare quello che gli pare. Ma va bene. Di tempo ce n'è anche troppo, esatto. Dimmi quando appunto sai la recluta che parla. Sì, Adesso un attimo che sono a sì. curarmi. Ti consiglio. Io ho fatto così, la prossima base che andiamo ad affrontare, metti come primi tre Pokémon i Pokémon contro cui sei, cioè i Pokémon contro cui è debole quelli del Pokémon della base. In questo Sì. caso ti avrei consigliato appunto terra e acqua. Ok. Sei la Fatto. recluta? Bene. Non siamo riusciti a difendere la base. È tempo che il capo entri in campo. Guarda la tamarrata. Hanno messo dei veicoli. Quello è un Pokémon.
Ah, ma lo voglio. Però almeno lei è caruccia, ammetto. Lei è caruccia di design, mi I design piace. sono belli, eh. I design sono interessanti. Sono quegli stivali che sono lunghi e eterni, che proprio mi fanno dire Vabbè. perché. C'è anche un capopalestra che proprio per come parla mi fa proprio dire questo non è un Peggy 7, questo è un Peggy 2. Perché se Ah, c'è gente che ride proprio. per come parla è proprio. Cioè, c'è da vergognarsi. Allora sei tu il babbo che ha osato sfidarci. Guarda, non mi interessano i perché e i per come la situazione. Qui c'è una cosa sola che conta. Tu ci hai sfidati e quindi non ti tocca prenderle. Preparati. Fanno finta di urlare. Perché cantano. Capito, ma già non è doppiato. Io penso solo che solo aperto la bocca e fine. Ho sbagliato la taglia di stivali. Preparati, perché finisce qui. Questo è per la raccolta che ha sconfitto. A me dice, questa moto ti brucerà e ti ridurrà in cenere. Efficace, ma non gli faccio un cazzo. Maremma. È un livello Adesso me l'ha 27 detto. comunque, Adesso me l'ha detto. Mamma mia, no, speravo che non facesse il pulifumo. E giù a Zomarella. Ma Claude Sire lo devo tenere per ultimo. Ok. Quindi venga. E giustamente, che cavolo. Ok, incredibile, delle sfide. Molto efficace sua sorella. Uno confuso. C'è la pala di discoteca che fa quella luce o è il sole in... È il sole che fa la luce così. Basta sto pulifumo. Squire. Dino, resisti. Perfetto. Allora, la cosa utile di Torkoal in questo caso è che è lento. E si è colpito da solo! Che credi? Ok, questo coso enorme qua, cosa è debole? Prende per 4 dal tipo terra. È tipo acciaio veleno. Scusa, piedino, ho dovuto. Non è acciaio fuoco? No. Almeno, da che io sappia, no. E vabbè, che però mi ha pure bruciato.
Cioè, so che la versione base è appunto acciaio veleno. Non so se questa sia anche. La mossa a fuoco, però. Giustamente. Minchia, turbustione, po' di Corby Squire bruciato, va bene. Quello credo che bruci a prescindere. Va bene, va bene, non Allora, importa. o le varie. Cioè, appunto, o hanno la. Le varie cose lì, come si chiamano? Sono del tipo della squadra lì, qua. O non saprei dirlo. Non mi ricordo adesso. So che, appunto, la versione base di queste cose qua. E non gli ho fatto una sega. È acciaio veleno. È inutile che gli tiro giù la precisione, la velocità, tanto se la rialza. Sì, ma vorrei giocare anche io. Ho capito, ma lui è troppo veloce, non riesco a fare niente. Benvenuta nel gruppo. Ciao Loretta, buonasera. Ciao Loretto! Bene, stiamo un attimo arrancando Ho qua sbagliato. contro. Ciao, tutto bene, ho sbagliato, sbagliato, non ho guardato bene, ho sbagliato. Allora. Squire. Mi ha massacrato tutta la squadra. Anche a me mi sta fermando massacrando. Vai, sto cercando di resistere. Che cosa scambio? Ok, bravo, usami stridio, piuttosto. Stridio. Ok. Vai a zoomare, ti prego. Vabbè, però se mi fai pure i crit. Taglie. Ti ho crittato stavolta. Me ne ha fatto uno Crawler. solo di critico, effettivamente, a me. No, la Zumbra deve vivere. Il problema è che adesso a me viene giù. No! Ha fatto 32 danni e non mi ha scottato. Questo non è da. Allora, se adesso non mi fa il critico, io la batto.
Sono lì lì perché Azumarill sta tenendo botta. usato vampata, quindi questo mi... No, non mi ha fatto niente! Oh. Ma infatti neanche Vampata non mi fa neanche E tantissimo. però che mi manchi Azumarill di mercoledì. Niente. Ok. Ah, aspetta, aspetta un attimo, Tenani, perché... Mo, mi incazzo. Vabbè, se vinco ti aspetto, non ti preoccupare. Cioè, non è che... Adesso ti investe con la macchina, la investo io! No, 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 vai, vai tranquillo, vai tranquillo. Insomma, dai, dai, dai. Sbollaraggialo tutto. Ciao, usate. Dagli. Siamo in vita. Questo è il secondo crit, va bene, accetto. Ok, accetto. Sì! Perfetto. Madonna, mi ha ucciso 4 Pokémon. Sta un Oh dai, attimo mi dispiace, la guardando. faccetta. Adesso aspetto, ovviamente. Proviamo Shuppet. Mi metto per primo Wingull. No, per primo mi va bene Cloudsire. Allora. Se devo rifarmi tutta la sfida coi 30. È la terra acqua su Azumarill? No, purtroppo è No, vuoi suonare il terra. capo? Oh, perfetto, dai. Ti posso Purtroppo è. suonare il Sì. capo. Purtroppo appunto ho la terra folletto. Ho catturato appunto Azorel che era terra folletto. Forse la terra acqua, non ho controllato. Fra un istante controllo. E direi cosa mi piacciono gli occhietti. Oddio, un pochino troppo trucco per quel che mi riguarda, però... Ripeto, ha un bel D'accordo. design comunque. Sì. Puoi usare sbadiglio per addormentare la macchina. Sai che Minchia. credo di averla fatta scordare? Come mossa sbadiglio. Puoi fargli imparare un'altra mossa di tipo terra. Perché il problema è lì, è la tartaruga, poi la macchina. Porco, il viaggio che è una meraviglia. A me purtroppo mi ha dato un po' più da torcere perché. Sì, ma la terra folletto, è una mossa tipo folletto, sto coso inutile. Vabbè. Ma che carino che è. C'è la faccina da. Città giù di precisione. Sì, ho capito che mi vuoi cominciare con rotafuoco sempre, però come c'è sbadiglio dove? Ho Se non cacciato l'avevi visto. un'azione. C'è! Intriguing.
vabbè. Muretto quel toccol. Perdere che prima è venuto giù che era una meraviglia, adesso mi sta dando più problemi che altro. La mia boss fight è Guarda! finita. Il fumo è terribile. Iniziando a rompermi i coglioni. Sì, ma allora, non sto dicendo che... Eh sì, è vero. Porco Giuda. Bassa la potenza delle mosse tipo acqua. Che palle! Dai, vai tranquillo, anche stiamo qui, tanto non c'è problema. Vero che devo tenere qua, che sennò poi diventa tutto... Dopo curalo, Azumarill. Sì, appunto, due scottature e un critico in tre mosse, cioè. No, veramente parole. Sono venuto nella mia boss fight. Almeno me l'ha evitato sto giro, Zumarill. Basta un bollaraggio qua, vediamo giù. È un Pokémon bruttissimo, Revarum, se posso dire. Ma non per il fatto brutto, non mi piace. Il problema è che qua questo deve Ma ti diventare sempre consiglio un problematico. bollaraggio, che almeno così dopo un po'. Sì, no, più che altro visto che appunto la scottatura riduce l'attacco anche, l'attacco fisico. E vado il bollaraggio che è speciale. Non gli tolgo una sega perché... Ah, gli togli un botto, Ah, gli c'ho togli la... quello Ho quanto gli togli quanto gli toglievo io. capito. Con tre idonondate lo buttavo giù prima. Farò una roba. Continua, insisti, ce l'ha. Aspetta. Stavo anche guardando se potevo fare qualcos'altro. Lo fascino non serve una sega. Non gliene frega. Tu continua a curare Azumarill, che resiste.
resiste perché mi sta facendo soltanto vampata. Ma anche per gli altri resiste abbastanza, ma deve essere full, fidati. Ci Pronto. provo. Ok, mi evita l'attacco. Non è servito a niente, ma non gli ho fatto sprecare una turboustione. Ok. Prenditi il tuo tempo, con calma ce la si fa. Allora, vampata mi fa 4 danni e 4 danni scottatura. Allora, se continua di vampata lo batto. Il problema è il resto. Se ti fa anche l'altro, bene o male resiste, tu conta solo di curarlo. Sì, Credi in Azumarill, fidati. ma se mi fa l'altro attacco mi tira giù 30 di vita a colpo. Letteralmente Lo passo tutta curerai. la fight. Ho capito, passo la fight a fare cura. Passa, cura, passa, cura, passa. Ho una tattica. Sì. Era proprio quello che volevo. Secondo me, se lo curavi, resistevi un pochino di più all'urbustione, ce la facevi. Clodino, vedi di essere utile. Una macchina, cosa si addormenta effettivamente? Non ha un cazzo di senso sta roba. No, no, è ben per quello. Perché la mia intenzione era farla addormentare. Resuscitavo Azumarill. Avevo 2 turni gratis. Curavo Azumarill. Lo cacciavo, idrondata e via che si passava alla prossima. Shoppet, non serve te. No, purtroppo non ha avuto effetto sbadiglio. Ma credo che Turboustione abbia il 100%, a questo punto credo che abbia il 100% di possibilità di ustionare il Pokémon. Non c'è altra spiegazione. Dai che ci sei. Adesso mi fa il critico. Ma dai, Ti ce l'hai giuro, fatta, su. Ce
Ti giuro, se mi faceva il critico che mi ammazzava Zumarill, chiudevo la live. No, non te lo permettevo. Però se ti dicevo andiamoci con più calma, segui i miei consigli ogni tanto, magari. Ok, dimmi quando ci sei. Ok, Vedo Pruna che mi fa bah! allora è qui che finisce la mia storia? Che figuraccia. Devono mettere un minimo di musica qui sotto, sapa. Qualche anno È e finita. qualche mese, un anno e qualche mese prima. Ci è mancato poco. Stavo per fare una figuraccia. Oh, ma guarda, Cassiopeia. No, Nesfera è una donna. No, Sì, ma secondo me ci sarà Cassiopeia lì in mezzo. non c'è. Non c'è. Bentornata, Pruna. Ho fatto evolvere un po' di Sharkadet. Adesso dovremmo avere abbastanza energia per far muovere la Star Mobile. Oh, santo Dio. Star mobile. Star Mobile. Sì, è vero, è Batmobile, per il resto niente, lascia stare. Un'opera davvero encomiabile. Non sei d'accordo, Prode Ortiz? Ero convinto che tu fossi tutta chiacchiere e niente fatti. E invece. Oh, ma piangono questo modo di fare, è insopportabile. Vale lo stesso per te, Pruna. Ti fai sempre notare per via del tuo modo di rispondere e del tuo caratteraccio, no? Che Ortiz, le ragazze dell'Accademia la bullizzano perché sono invidiose della sua bellezza. Beh, oddio. Cioè, ok, però. Sei sapere tu. Le sue rispostacce su Caterina sono una forma di autodifesa per evitare di farsi prendere di mira. Ecco tutto, ho capito. Raccordo che è bella. Wow, i capelli possiamo discuterne. Vabbè, perché le Quindi. fiamme di 2 metri sugli stivali invece le apprezzi? Ma perché non se lei va in giro così anche all'Accademia non mi sorprende. Poi non sono d'accordo sul fatto di prendere la di mira. Però non andare in giro con questi stivali, santo cielo, se sei finché sei fuori con la tua banda è un conto, se sei a scuola c'è una, ci sono delle regole, cioè insomma. Quindi è per quello che puoi tenere l'occhio. Esatto, non può nemmeno piegare le ginocchia. Ma basta, Nesper, dai, a chi interessa per la mia vita, morte e miracoli. A noi, visto che Pokémon ci dice un cazzo. Ma Ehi, comunque. ehi, ehi, diamoci un taglio, ok? È arrivato il momento cruciale. Ci siamo quasi. L'operazione Star sta per iniziare. Brodo Star? E Esatto. l'Arcicap? Di che avviso è? Ah, già, tu, ha già contattato tutti i bulli dicendogli di riunirsi al campo sportivo. Allora, sanno di essere dei bulli in primis. E finalmente è arrivato il giorno. Non vedo l'ora. Sento un fuoco dentro. Dire la verità, vogliono vendicarsi dei bulli. Ah, ok. Non così, ma comunque non è brutto. Il mio fuoco interiore brucia intensamente. E adesso si è spento. È arrivata la fine per me. Siete un po' tragici, ve lo dico. Non è vero, Clonsai non ha fatto una sega! Il tuo Azumarill ti ha davvero dato dentro? Sì, a un certo punto ha fatto tutto lui. Ed è riuscito a battermi. Infatti cammina pure male perché c'è gli stivali più grossi di lei. Non è mica un'impresa da poco. Tieni, è la mia medaglia team. Con Flavor. Ma mi ha fatto malissimo alla mano, ma sei scema. Vada come vada, ormai non ho più nulla da perdere. Quindi tieni anche questa MT. Nitro carica, grazie. Ok. Ah, che sia chiaro, non la sto dando a te. È per Azumarill, che non serve a lui però. Neanche mio Clotsire la può imparare, né? Signorina Zunderina. Guarda come cammina tutta male per gli stivali. Beh, è tutto quel che volevi, no? Adesso lasciami stare un po' da sola. Ti ribadisco, c'è un modo e modo di prendere la posta. Tu sei Pruna del Team Star, giusto? C'è un Pokémon che vuole incontrarti. Dai, non dire Pokémon, per Va favore. bene. Almeno questo, per favore.
Sopporto tutto, ma quello no. Vai, vai. E tu chi diamine saresti? È un cretino, ma gli vogliamo bene per questo. Oh. Un Charcadet? No, un attimo. Letto, letto. Tu, Charletto, che ci fai? Non ci riesco a pronunciare. È venuto qui alla Bowser perché cercava proprio te. No, devi dire Car, letto. che carino. Charletto. Sembra che questo Pokémon ti sia molto affezionato. Eh sì, quando ancora frequentavo l'accademia giocavamo assieme ogni giorno. Col tempo ho imparato a capire come si sente quando ho le sue fiammelle. È una cosa intelligente, brava. Per Non sei curioso di sapere perché è venuto qui a cercarti? Ciao dire basta con ste menate, torna a scuola. ciao! L'ha scambiata per sua madre. Probabilmente l'ha vista. Probabilmente sì, l'ha accudito da quando è uscito dall'uovo. Guarda, ballo lui. Anzi, Ballo lui. visto qual è il suo nome, invece che Det, dirò. Letto! Charletto. Secondo me Charletto è triste perché gli manchi e vorrebbe che tornassi a scuola. Pianta lassù. Dicono che il Team Star se ne stia nelle sue basi a tramare un attacco contro l'Accademia. Ah sì? Che razza di scemenza. Vedo che non è cambiato nulla. Sempre le solite fesserie. E che mi dici di quel trabiccolo su cui te ne stavi fino a poco fa? Quella è la Star Mobile. L'hanno costruita tempo fa per uno scontro. Quindi non è un, è un po'. Hanno costruito una macchina su un Pokémon. Sì. Ma è sfruttamento! Oh! Ma poi non l'abbiamo mai usata. Almeno non prima che arrivaste voi due. Mai usata? E poi di che scontro parli? Hai mai sentito parlare dell'Operazione Star? Degli Cosa? autoscontri con i Pokémon! Oh no, ci mancherebbe solo quella. Voglio il cattivo di bianco e nero in scarlatto e violetto. Li spacca tutti perché stanno usando i rotor lì per cellulari. Quest'attici Rotom. costruiscono su i rotor come cellulari o qualsiasi altra cosa elettronica. Lei che loro che costruiscono sui Pokémon delle macchine, questi lì li spalda. Ma chi, N o Gecis? Gecis. Perché N non l'ho ancora inquadrato. Hai mai sentito parlare Aspetta, dell'Operazione un Star? attimo, scusa, dammi, da, 2 secondi. 2 secondi. Non ha ancora giocato a bianco e nero, quindi non facciamo spoiler, glielo farò giocare. Non sa della cazzata che hai appena detto, ma va bene così. Rieccomi. Cos'è? Cosa stai facendo? Niente, ho detto una cosa alla mia chat. Ok. L'operazione sta. Oh, scusa, questo è tuo. L'operazione Star, hai detto. Non l'operazione Stardust. No, mai sentita. Immaginavo. Però nel Team Star era un ricordo prezioso, quanto un tesoro. Guardala come c'è. Era. Guardala che fa quello smirchino. No, lei era patata. No, lei è patata. Devo capire un minimo. Loro non sono più parte dell'Accademia, quindi per loro la ricerca dei tesori è inutile. Eh sì, esatto. Ratarat. Oddio, mamma. Rotorotò, rotorotò, rotorotò. Aaron, Slivia. Mi è giunta voce che tu non hai più in possesso la sua medaglia team. Immagino che l'abbia consegnata a te. Capisco. Senza qualcuno al comando, la banda Shadow ha già nei contatti. Truna. Scusami, pensavo ad alta voce. Come promesso ti invierò le ricompense che ti spettano. Minchia, grazie. Mi sono accorto adesso! Quanto ho perso non mi ha tolto soldi. Oh, grazie, questa roba mi piace. Vabbè, non ne abbiamo guadagnati nemmeno noi No, quando eh sì, abbiamo infatti, vinto. ma è giusto, giusto, questa è una cosa giusta, bravi. Vado a poi creare più tipologie di MT con la macchina MT.
Ho aumentato la quantità di MT che puoi creare con la macchina MT. E quello era il tutorial. Niente, lascia stare. Esatto. Grazie a questa nuova mossa dovresti riuscire a potenziare ulteriormente i tuoi Pokémon. Hai svolto un ottimo lavoro là fuori. I materiali per creare le nuove MT ti verranno consegnati nella mia squadra di fornimenti. Minchia, ma sei organizzatissimo. Certo. Considera una ricompensa aggiuntiva. Vedrai chi torna adesso. Nemi? Oh no, ciao! Secondo me è lei. Ciao. Questa comunque sei te. Lo so, ma secondo me è lei. Ciao! Sono prendi la squadra. Ah no, fai parte di. Quindi tu sai chi c'è, Cassiopeia, sempre se non sei tu sotto falso nome, però vabbè. Cassiopea. Cassiopeia. Dai. Sicuramente sarai dimenticato di me. Mi hai dato una mano tempo fa. No! No! Di fronte alla scuola. Mi ricordo di te. Sì, metto anch'io quella perché il sì, è proprio brutto. No, esatto. Ah! Ok! Comunque. Ho deciso di dare una mano con l'operazione per la mia ricerca di tesori. Starò dietro le quinte, visto che le mie specialità sono i macchinari, l'alchimia e cose così. Vieni, ti ho un regalo. Insomma, tieni, questa è la ricompensa aggiuntiva da parte di Cassiopea. Scusa, ma hai veramente detto vuoi un Eevee, te lo regalo? Sì! Ah, ok, allora ho capito giusto. Ma Anche lei. perché c'è lo zainetto carino? Voglio che lei è patata, le voglio dare un Eevee. Allora, lei non ci stalkera, a lei Cassiopea dice dove siamo, in modo appunto che ci raggiunga. Potrei usarli per creare MT a volontà. Cassiopeia mi ha detto di consegnarti le ricompense ogni volta che sconfiggerai un capo del Team Star. Ho sentito che i tuoi Pokémon sono ossi duri, anche quando lo sono per conto loro. Se sono così forti, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ho avuto un po' di filo da torcere. Ok, un'altra mia amica ha aperto violetto, perfetto. Luigi! Rimangono ancora 4 capibana da sconfiggere. Beh, buona fortuna. Oddio, che bella che lei. Guarda, voglio qualcosa. Ah, cioè, vabbè, dovevamo pensarci che effettivamente di qua ci avrebbe. Allora. Allora, andiamo al centro Pokémon, tutti e due. Ma in teoria adesso dovrebbe averli qui. No. Non, no, in teoria no. Guarda, faccio una roba. Vado direttamente appunto a Mesiapo, a Mesapoli. Occidentale. Quella verso sinistra, in modo che. Dimmi te se ci fermiamo qua con la live o se andiamo avanti. Anche perché ve lo dico, provare a fare fino alla palestra tipo coleottero, ce la possiamo fare, ma abbiamo da dover letteralmente prendere e correre come i diamini disperati. No, se dobbiamo correre, allora è stato molto comunque interessante poter fare la boss fight, quindi questo ci ha fatto, ci ha messo davanti che Violetto, l'unica sfida che effettivamente ha messo è contro i Capibanda, ok, però...